Eccoci qua, eccoci qua, siamo online. Ciao a Beh, tutti. ciao a tutti ragazzi, oggi abbiamo l'onore di avere con noi in diretta Pierluigi, detto Gigi Frattali, portiere professionista attualmente al Bari, ma che ha passato squadre come il Parma della cavalcata dalla C alla B, alla A, l'Avellino. E tantissime altre squadre che ci racconterà lui durante questa piccola intervista. Allora, Gigi, Ciao ragazzi. dato che io ti ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscerti quando eri Avellino, la prima domanda che so che avevo già letto, che ci hanno fatto anche su Instagram, te la faccio io per loro, è com'è stato la tua esperienza, com'è stata la tua esperienza ad Avellino? Allora, sicuramente è stata un'esperienza molto bella. Ho avuto la fortuna di disputare i playoff per andare in Serie A il primo anno che sono stato lì, e quindi ho avuto anche diciamo, la fortuna di riaffacciarmi in Serie B dopo che nella mia carriera avevo fatto sempre la Serie B, poi ho fatto 2 anni C e l'Avellino col direttore De Vito hanno creduto in me e mi hanno riportato in Serie B. È stata una bella esperienza. Abbiamo fatto i playoff per andare in Serie A, abbiamo perso la semifinale col Bologna e poi dopo l'anno successivo ho avuto anche l'onore e la fortuna di essere allenato da tuo padre e lì ti ho conosciuto. Quindi quell'anno sicuramente è stato un anno bellissimo, importante che non scorderò mai. Insomma, ho avuto anche la fortuna di conoscere persone come te, tuo padre, tua madre, che sono state veramente. Che ancora adesso ci siamo in contatto e beh, lo sai meglio di me, insomma, il rapporto che abbiamo. Certo. Qua iniziano un po' a scriverci qua. Ti giro subito una domanda di Antonio che dice che è stato allenato dal mister Franco Viola di Cosenza e che gli ha parlato molto di te. Sì, col mister, diciamo che io ho un rapporto con tutti i miei ex allenatori, non ho mai avuto problemi con nessuno di loro, anzi. Li sento spesso. Franco Viola è stato uno di quelli che mi ha aiutato a, diciamo, a ricostruire la mia carriera perché dopo un periodo brutto dove non trovavo squadra, ho avuto la fortuna di essere allenato da lui e mi ha aiutato a, diciamo, a riconquistare le categorie superiori grazie al tanto lavoro. Che come sapete voi, insomma, un portiere, penso che alla base di tutto ci sia il lavoro. Senza di quello è dura poter arrivare ad alti livelli. Certo. Ragazzi, facciamo come sempre, se avete qualche domanda per il buon Gigi. Sì, io a Gigi volevo chiedere un po' il suo background, la classica domanda come è nato la passione per il ruolo, insomma tutta la trafila, so che è di Roma, insomma proprio il background calcistico di Gigi. Allora, vi svelo questo aneddoto. Io praticamente ero a 5 anni, ero un appassionato di pugilato, ero malato per i film di Rocky Balboa e praticamente volevo fare il pugile, solo che i miei genitori, insomma, 5-6 anni non se la sono sentita e mi dissero allora no, vai a giocare a calcio come tutti i bambini della tua età. Ho detto va bene, però voglio fare il portiere perché hai i guanti come il pugile. Ah, ok, no, mia madre mi fa: no, il portiere no, perché devi fare l'attaccante, perché l'attaccante è meglio, corre, segna, fa gol, porta, stai fermo. Ho fatto va bene, allora farò l'attaccante. Il primo allenamento, e in mezzo al campo passa una palla vicino a me, e istintivamente, e appena passa questa palla, io mi tuffo in mezzo al campo, cerco il centrocampo e la blocco. E il mister mi prende e mi fa: tu vai in porta. Praticamente io dal primo allenamento, da quando gioco a calcio, quando ho 5 anni e mezzo, che faccio il portiere, da lì non mi hanno più tolto dalla porta, quindi io ho sempre fatto il portiere. Poi da piccolo, insomma, ero abbastanza bravo e ad 8 anni mi prese la Roma e ho fatto le giovanili con la Roma fino agli allievi nazionali. Poi dopo mi sono sviluppato tardi, che non crescevo di altezza. E quindi intorno agli allievi nazionali mi hanno detto: guarda, ti diamo in prestito delle società di Roma perché
purtroppo finché non cresci non puoi stare, non puoi fare queste categorie. Comunque sappiamo che il settore giovanile della Roma fa delle selezioni molto, molto selettive, diciamo, quindi da lì poi andai in prestito, mi prese il Frosinone e iniziò la mia carriera nei professionisti con il Frosinone. Adesso che hai citato la Roma delle tue giovanili, adesso ti giro una domanda abbastanza, secondo me, bella. Com'è stato giocare contro la Roma col Parma in Serie A all'Olimpico? Diciamo, vabbè, prendendo quel giorno penso che è stata qualcosa di, cioè, un'emozione indescrivibile, perché giocare contro la squadra con la quale sono cresciuto, per cui e diciamo di cui sono tifoso, è un'emozione incredibile. Poi era anche, diciamo, l'addio di un mio amico, perché Daniele De Rossi l'ho conosciuto fin da piccolo, perché il padre mi allenava e quindi lui seguiva tutte le partite che facevamo noi quando ero piccolo, quindi lo conoscevo benissimo. È stata un'emozione doppia vedere lo stadio pieno il giorno del mio esordio nella città dove sono nato e con la squadra con cui sono cresciuto. Penso che se avessi scritto un libro non ci sarebbe stato un epilogo migliore. In più poi devo dire che è stata anche, diciamo, la ciliegina sulla torta di quei 2 anni e mezzo a Parma che ho fatto, perché penso che sono stati 2 anni e mezzo ricchi di emozioni, perché arrivare a gennaio una squadra che comunque era in difficoltà, vincere la C, vincere il campionato di Serie B ed esordire in Serie A, penso che tutti sognerebbero una cosa del genere, vincere 2 campionati di fila e esordire in Serie A con la maglia con cui l'hai fatto. Poi devo dire che anche a 33 anni, perché l'esordio in Serie A l'ho fatto a 33 anni, non è semplice esordire in Serie A a 33 anni, quindi sono ancora più fiero, più orgoglioso di quello che ho fatto, perché vuol dire che nessuno mi ha regalato niente, ma perché arrivare a 33 anni in Serie A vuol dire che uno se l'è guadagnato sul campo. Sì, infatti il bello è che hai fatto tutta la trafila dei professionisti, no? Hai fatto Serie C, Serie B, Serie A, come insomma è auspicabile fare, nel senso è bello perché appunto hai fatto tutti gli scaloni. E volevo chiederti, in questo tema, qual è la differenza tra categoria e clima all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra, delle tifoserie, insomma il clima in generale rispetto a una Serie C, Serie B, Serie A? Beh, penso, allora, nello spogliatoio penso che sia lo stesso in tutte le categorie. Penso che sia una delle cose più belle forse del calcio, che del dietro le quinte del calcio, che molti tifosi non possono immaginare, perché comunque lo sappiamo solo noi che giochiamo. Quindi penso che non ci sia molta differenza. Magari in Serie A è un po' più, non so come spiegarlo, ognuno sta un po' più nei fatti suoi, sono un po' meno scherzi, meno risate che uno può fare in categorie inferiori. Però io ho fatto un anno solo in Serie A, quindi non posso dare un giudizio completo per quanto riguarda quella categoria, perché poi la maggior parte di noi stava insieme da 2 anni, quindi c'era un gruppo affiatato ed era bellissimo stare insieme, per cui è stato un anno bello anche se ho giocato poco. E niente, tutto qua. Per quanto riguarda la differenza sul campo, penso che tra C, Serie C e Serie B la differenza non sia molta a livello tecnico. Sicuramente sono giocatori che possono fare più la differenza, ma devo dire che con una buona organizzazione, con una squadra allenata bene e affiatata, l'abbiamo dimostrato noi, ma molte squadre lo stanno dimostrando, come il Pordenone, insomma, del mister Leo, quest'anno, che l'anno scorso ha vinto la C, quest'anno sta facendo molto bene. Penso che una società organizzata possa fare bene in entrambe, se fa bene in C può fare bene anche in B. Lo stesso noi col Parma, vincendola abbiamo vinto la C, l'anno dopo in B abbiamo vinto ancora, quindi e ogni anno penso questa cosa si ripete. Come la SPAL ha vinto la C, l'anno successivo la B, il Benevento ha fatto la stessa cosa, il Frosinone qualche anno fa ha fatto la stessa cosa, quindi penso questo sta a dimostrare che non ci sia molta differenza. Per quanto riguarda la Serie A invece, lì vi dico che io sono allenato con campioni come Bruno Alves, Gervinho, lo stesso Inglese ed altri che magari adesso non scordo,
Lì ci si fa molta più differenza, si nota la differenza tra le categorie. Però penso che un anno con loro, allenandomi con loro, possano far migliorare chiunque e ti possano portare ad allenarti e a giocare quasi al loro livello. Però poi io cito le prime 5-6 della classifica, penso che siano sport a parte, perché quando vai a giocare contro squadre come la Juve, il Napoli, la Roma, il Milan, l'Inter, noti ancora di più questa differenza, perché secondo me fanno uno sport proprio a parte. Penso che sia questa la differenza principale. Loro lì, le prime 5-6 della classifica, sono dei campioni che con la palla fanno quello che vogliono, e quindi sia una categoria ancora superiore rispetto alla Serie A. E per quanto riguarda invece il ruolo del portiere, proprio che differenza hai visto? Tu avevi Sepe. Intanto, cosa ne pensi di Sepe come portiere? E secondo te è più una differenza in termini proprio tecnici, anche per quanto riguarda il ruolo, o è più una lettura più veloce della situazione? Più la seconda. Un portiere Serie A, un portiere Serie B. È più la seconda cosa che hai detto, perché per la tecnica, secondo me, ho visto portieri in Serie A che magari tecnicamente, tra virgolette, erano più scarsi, ma se si può dire più scarsi, meno tecnici di altri portieri di B. Il problema è che in Serie A hai un tempo in meno, devi riuscire a leggere le situazioni in quella frazione di secondo prima, perché hai giocatori che, mentre in B magari fanno un tocco in più o un tempo di tiro maggiore, in Serie A ti tolgono il tempo, e penso che la differenza sia soprattutto quella. Perché anche in B tirano forte, anche in B c'è gente che mette la palla tutto l'incrocio, però la differenza è che il campione lo fa una frazione di secondo, ci mette una frazione di secondo in meno rispetto a quelli della Serie B, o comunque di categorie con tecnica inferiore, insomma. Quindi adattarsi a quella velocità sicuramente comporta un po' di tempo, un po' di lavoro, ma penso che poi alla fine, se uno riesce ad arrivare in Serie A, riesce ad abituarsi a quei tempi e a migliorare ancora di più. Certo, ma questo allinearsi con la velocità maggiore è una cosa che riesci a limare più con magari il lavoro con la squadra, proprio con tutta la squadra? È chiaro che è poco rispetto magari a quello con il preparatore, o è meno intenso in termini di interventi, o proprio con il preparatore, cioè, cosa ti porta a limare questa... Secondo me più con la squadra, perché l'allenatore può fare tutto quello che vuole, ma comunque è difficile lavorare in situazionale, perché lo sapete meglio di me che in partita ci sono tante cose che non sono calcolabili con l'allenamento. Uno può migliorare tantissime cose, la forza, la tecnica, sì, anche il lavoro in porta, la posizione, ma poi secondo me è il campo quello che fondamentalmente li fa migliorare, le partitine, i tiri in porta, gli sviluppi, gli 11 contro 0, tutte cose che tu con gli occhi e con il lavoro, comunque con la squadra, riesci a migliorare giorno dopo giorno. Perché un conto che ti tira il preparatore, un conto che ti tira in porta uno come Cristiano Ronaldo, come ne so, io faccio il mio esempio, o Gervinho, che davanti alla porta in allenamento su 10 tiri 9 faceva gol, perché aveva questo senso del gol, questa rapidità di calcio che magari inizio anno faceva più fatica a parare, è arrivato a fine anno anche lui si era accorto che faceva fatica a segnarmi, e quindi questo era solo allenandomi ogni giorno, anche fermandomi dopo gli allenamenti con lui a fare dei tiri in più, solo quello riesce a farti migliorare. Cosiddetto occhio. Sì, tutto. Poi salta anche all'intelligenza e il sapersi adattare del portiere. Però io ho notato su di me la differenza dall'inizio della stagione alla fine, che all'inizio magari facevo più fatica, a fine stagione non facevano fatica loro a segnarmi sugli in porta o nelle partitine. Sempre rimanendo su Parma, su tutta l'esperienza che hai avuto a Parma, di questa trafila e tutto, come, diciamo, tra virgolette, ti sei trovato l'anno della Serie A appunto con Sepe? Cioè,
che rapporto avevate avuto? Sapevi tu di questo fatto che avrebbe dovuto giocare lui dopo che tu comunque avevi portato il Parma in Serie A? Sì, sì, io con lui ho un rapporto ottimo, ci sentiamo spesso, siamo andati in vacanza insieme, e quindi abbiamo un rapporto anche oltre il calcio. E premetto che lui, secondo me, è un portiere veramente bravo, forte, che non è molto spettacolare, ma è efficacissimo, nel senso che è veramente difficile fargli gol. Lui predilige la, come si dice, l'efficacia alla spettacolarità. Più è molto bravo con i piedi, io ho cercato di rubare anche da lui qualche trucco e devo dire che mi ha aiutato molto anche a migliorare con il gioco con i piedi, che lui è veramente molto bravo su queste cose. Poi ha fatto anche un ottimo campionato e io sapevo già che inizialmente non avrei giocato, che comunque il mister con cui avevo un rapporto anche lui extra calcistico, che per me è stato fondamentale in quei 2 anni e mezzo a Parma, era stato molto chiaro con me, ha detto che comunque la società avrebbe puntato su un portiere più giovane, però che nello stesso tempo non voleva privarsi di me perché per quello che avevo fatto e per la sicurezza che comunque davo quando scendevo in campo, però giustamente io non avevo mai giocato in Serie A e si sono tutelati con un portiere magari che avesse un po' più di esperienza di me in quella categoria. Poi è normale che uno tutti i giorni si allena per poter dimostrare di poter starci, di poter guadagnarsi il posto. Però sapevo che comunque il mister, anche negli anni che ho giocato a Parma, e sapevo che il portiere lui difficilmente lo cambiava, e a meno che appunto uno non facesse dei danni proprio per più partite consecutive. E lo stesso io quando giocavo io con lui, con D'Aversa, quando giocavo alcune partite che non stavo benissimo fisicamente, lui mi ha fatto scendere in campo lo stesso anche senza una gamba, perché comunque sapeva che il ruolo del portiere è un ruolo diverso da quello dei giocatori. Quindi ho accettato il mio ruolo, ma ero contento di farlo perché comunque ci tenevo a fare un anno in Serie A. Speravo di giocare un po' di più. E, diciamo, avevamo trovato anche un accordo, nel senso che appena ci fossimo salvati avrei giocato. Purtroppo ci siamo salvati solo la penultima giornata e quindi ho giocato solo l'ultima. Però è stata comunque un'annata stupenda. Qua dicono che si ricordano di te quando eri ad Avellino, squadra della città. E invece, dato che l'hai accennato tu il discorso di giocare coi piedi, che appunto Sepp era molto bravo, D'Aversa, le partite che ti ho visto giocare dalla C in avanti, era uno che mi sembrava volesse giocare tanto col portiere, cioè la costruzione dal basso è uno che la predilige tanto. Quanto è diciamo, più facile giocare da dietro in C e B e quanto è più difficile giocare in A? Cioè quanto più sono organizzate le squadre per venirti a prendere, per chiuderti i passaggi, le linee di gioco? Allora, ti dico la differenza, che secondo me è più facile giocare in A da dietro che in B e in C. Ti spiego anche il motivo. In A avevamo giocatori come Bruno Alves, che tecnicamente è fortissimo, che non aveva paura di smarcarsi, di farsi dare palla anche se marcato, comunque con l'uomo a un metro di distanza. E penso che la differenza maggiore sia quella per un portiere, perché secondo me con un po' di allenamento uno riesce tranquillamente a gestire la palla con i piedi, allenandola quotidianamente, certo. Penso che migliorare non sia una cosa difficile rispetto, per esempio, a un'uscita alta, a una parata in tuffo, non so, varie situazioni. Penso che quella con i piedi sia la situazione più allenabile. E la differenza è il fatto che magari in B o in C trovavi difensori che non volevano la palla oppure cercavano di non si smarcavano, non erano abituati magari, o avevano paura di giocare anche con l'uomo attaccato. In Serie A invece, quando hai difensori, faccio l'esempio, non so, del Manchester City, Ederson è un fenomeno con i piedi, però c'è anche da dire che Guardiola lo mette in condizione di poter giocare la palla, di avere 4-5 soluzioni ogni volta che lui ha la palla a piede. Penso che la differenza maggiore sia quella, insomma, avere una squadra organizzata per poter giocare in quel modo. Certo. Volevo chiederti, Gigi, tu, almeno da quello che ho letto, non sei un gigante, sei 1,85, giusto? Sì, sì. Allora, tantissima gente
dei nostri iscritti ci chiede un po' quanto dovrei essere alto per andare a giocare in Serie A, o comunque sai la classica domanda: quanto deve essere un portiere per sfondare? La media si sta sempre alzando e comunque diciamo nella media tu sei leggermente sotto la media. Cosa ti serve per colmare questo gap, questa mancanza insomma di centimetri? Cosa pensi che ti contraddistingua, che ti permetta comunque di giocare ad alti livelli pur non essendo alto 1,95 m? Allora, secondo me l'altezza, specialmente agli occhi degli osservatori, comunque degli addetti ai lavori, penso che sia una cosa importante. Penso che sia una cosa che a me mi ha danneggiato molto nella mia carriera, perché non per presunzione, ma se fossi stato secondo me 4-5 centimetri più alto sicuramente avrei fatto una carriera diversa, però non mi sono abbattuto, perché comunque portiere non è solo altezza, secondo me il portiere è un misto di tecnica, di forza esplosiva, di letture. Per dirti, poi Leo, il papà di Giambi, lo potrà confermare, secondo me io ho delle letture, secondo me, sulle uscite alte, sulle palle alte, che portieri di 1,95 m magari non hanno, e quindi penso che allenare i fondamentali ed essere più bravo rispetto a portieri più alti sui fondamentali, come le uscite, come la lettura, come la posizione, specialmente sulla posizione in porta. Io ho avuto degli allenatori che hanno lavorato moltissimo su di me, sulla posizione nelle varie, con la palla posizionata in varie parti del campo, e penso che sono tutte piccolezze che fanno sì che tu riesci a sopperire a un'altezza magari non elevatissima. E in più devo dire che sono avvantaggiato, che diciamo una forza esplosiva importante, che senza di quella comunque uno alto 1,85 o più basso non potrebbe arrivare sul pallone dove un portiere di 1,95 m arriva. Però penso che questa agilità, questa forza esplosiva aiutino molto, e sia più facile trovarla in portieri più bassi rispetto a quelli più alti. L'unica, secondo me, l'unico portiere, gli unici due portieri che ho visto, o forse tre, però dal vivo ne ho visto solo uno, che nonostante la sua altezza esagerata ha una forza incredibile, è Donnarumma, che lui secondo me mi ha impressionato moltissimo, anche se contro di noi non ha fatto parate, però vedevi la sua agilità, anche nel riscaldamento, la sua forza, e non a caso è il portiere della nazionale, perché riesce ad avere, diciamo, il fisico di un portiere di 1,80 m con l'altezza, un'altezza incredibile. Hai parlato adesso di posizione, che hai lavorato sulla posizione, i preparatori hanno lavorato sulla posizione. Come cambia in relazione all'altezza di un portiere, nel tuo caso, per dire? Cosa hanno dovuto cambiare, come è cambiata la posizione per superare all'altezza? No, ma penso che la posizione sia sempre quella. Io diciamo che forse nell'ultimo anno e mezzo ho cambiato leggermente, perché ho visto che in Serie A, rispetto alla Serie B, facevo mettere su alcuni tiri di B, arrivavo tranquillamente con la mia velocità di gambe, stando un po' più dietro, quasi sulla linea di porta, sui tiri da fuori. Ho visto che in Serie A facevo un po' più fatica rispetto alla B, perché forse il tiro più preciso, più forte, i palloni più veloci, e quindi ho dovuto cercare di modificare leggermente la mia posizione, leggermente più avanti, ma non parlo di andare a parare al limite dell'area piccola, parlo di, invece che stare sulla linea, magari 15-20 centimetri più avanti, perché vedevo che magari con dei passi non riuscivo a fare dei passi veloci come magari facevo prima, ma dovevo allargare e spingere subito. E fortunatamente, appunto, avendo questa forza esplosiva abbastanza, avendo molta forza esplosiva, sono riuscito magari ad arrivare su palloni che stando più dietro facevo fatica. Però questo l'ho visto in Serie A soprattutto, mentre in B paravo spesso sulla linea di porta, sui vari tiri da fuori. Quindi poi è normale, uno con l'allenamento, quando vede che devi cercare di adattarsi sempre in modo di poter migliorare e di trovare la soluzione migliore per poter parare, insomma. Quindi solo questo ho visto, questa differenza con la Serie A e la Serie B, ho vista soprattutto spostandomi leggermente più avanti sui vari tiri.
Boh, come forza esplosiva, Gigi, mi ricordo quando sbirciavo i test di mio papà quando eravate a Velleno, facevi anche 70 centimetri di squat jump, quindi sì, non stiamo dicendo sì, 30, sì. Quindi 1,80, 1,80, 1,85, 1,86, aggiungici 70 centimetri di spinta, non dico che siamo sul palo, ma quasi. No, infatti, ma infatti comunque nella storia ci sono stati portieri con una grande forza esplosiva non altissimi. Faccio l'esempio di Peruzzi, che era più basso di me, lo stesso Casillas è più basso. Ci sono stati portieri più bassi. Secondo me adesso un po' si sta anche riscoprendo, sta un po' finendo secondo me questo luogo comune dell'altezza, perché vedo che comunque almeno pure l'anno scorso, sì, portieri alti, ma non necessariamente 2 metri, comunque anche 1,88, 1,87, si è un po' abbassato forse, diciamo, questo luogo comune dell'altezza viene visto un po' meno. Se il portiere è forte e para, a prescindere dall'altezza, uno lo acquista e lo prende. Certo, diceva Mario effettivamente che anche Sommer, che non è altissimo, fa grandi, grandi, grandi cose. Ma anche lo stesso Cragno, se lo pensando in Serie A. Sì, Cragno è più, cioè io ho giocato contro, come me forse anche leggermente più basso, quindi però lui pure, anche lui ha una forza, un'elasticità, una reattività incredibile, oltre che un'ottima tecnica. Penso che la tecnica, specialmente col passare degli anni, sia l'arma in più che noi portieri dobbiamo avere, perché fa fare delle cose che magari altri portieri non riescono a fare. E comunque la scuola italiana su questo penso che sia maestra rispetto alle altre scuole europee e mondiali, perché una palla tenuta bloccata, per esempio, faccio un esempio, può togliere molte castagne dal fuoco rispetto a una deviazione magari anche fatta bene, ma che comunque la palla rimane in gioco. Quindi uno col passare dell'età, quando perde un po' di forza, la tecnica può venire il suo aiuto. Ma e invece, dato che hai avuto l'opportunità di vederli da vicino e recentemente, qual è il portiere di Serie A che ti ha, cioè, che ti è rimasto, ti ha colpito di più? Prima avevi fatto l'esempio di Donnarumma, ce ne sono stati altri che ti hanno colpito particolarmente? Allora, lo scorso anno ho affrontato i forti tanti, forse quello che è più bello da vedere, che mi è piaciuto un po' di più, che magari ancora non è al massimo della sua, diciamo, carriera, ma che sicuramente diventerà un fenomeno, è Meret. Mi è piaciuto molto a livello tecnico specialmente, mi è piaciuto veramente tanto, nonostante contro di noi non abbia dovuto fare grossi interventi, però lo vedevi come stava in porta, la qualità della parata anche nel riscaldamento, vedevi, mentre Donnarumma è un po' più grezzo, diciamo, però c'ha una forza incredibile, una struttura imponente e forse anche una personalità superiore rispetto a Meret, perché lo vedi anche in campo, è molto più tranquillo, meno teso, quindi in questo momento secondo me è superiore soprattutto per la sua personalità, perché un portiere, diciamo, deve avere soprattutto quella, la forza mentale sia la cosa principale, oltre che le altre caratteristiche di cui parlavo prima. Però secondo me la testa fa la differenza. Però a parte quello, prendendo proprio in specifico il ruolo del portiere, non guardando insomma le altre cose come la personalità o il modo di stare in campo, penso che Meret sia veramente il futuro di questo ruolo. Adesso invece parlavi di riscaldamento. Vai Greg. Bombo. Invece il portiere più forte con cui hai giocato, abbiamo parlato di Sepp prima, facendo un po' di ricerche so che ti sei allenato, che hai giocato anche con Gomis, giusto? Sì, molto, ecco, forte. Chi ti ha dato, immagino Sepp a rigor di logica, però che sensazioni ti hanno dato questi grandi campioni con cui ti sei allenato quotidianamente? Guarda, io con Gomis ci ho giocato, lui era molto giovane da Avellino, quindi aveva 22 anni, non posso fare un paragone con Sepe che già ne aveva 28, quindi ti dico, adesso Gomis secondo me è un portiere veramente forte, anche in Francia ha fatto molto bene quest'anno al Dijon, però diciamo che comunque penso che Sepe sia,
sei veramente molto bravo, molto, e dia molta sicurezza, quindi per il momento lui, dico, anche ho avuto la fortuna di giocare anche con Rafael, quello che sta al Cagliari, comunque adesso diciamo è in età avanzata, ma quando era a Verona, che io ero il suo secondo l'anno che facevamo i playoff per andare in Serie A a Verona, e anche lui fece un grandissimo campionato, quindi in più gli altri anni comunque diciamo che ho sempre giocato e ho avuto tutti i buoni secondi, però diciamo questi tre sono quelli che infatti poi hanno fatto una carriera migliore. Che in genere ti sorprendono più per doti fisiche, più per lettura della situazione, esperienza, tranquillità, oppure un mix di tutto quanto? Ma la Gomis e Rafael erano molto reattivi, molto elastici, molto bravi e facevano anche parate spettacolari a volte, mentre Sepi a me mi ha colpito molto per la sua tranquillità in campo, cioè non, qualsiasi cosa succedeva non si scomponeva più di tanto, nel senso era sempre freddo e molto, dava molta sicurezza, quindi penso che la sua dote principale è quella. In più faceva una grandissima quantità di parate, a volte non bellissimo da vedere, ma come ho detto efficace, quindi penso che lui sia stato quello più forte con cui ho giocato. Immaginavo. Che comunque una grande prima priorità di lui, mi sembra di intuire dalla come, TV. Come comunque capito. Una gran fisicità anche lui, mi sembra di intuire dalla TV. Sì, lui è molto, molto grosso fisicamente, ha una struttura fisica imponente, non è 1,90 m, non arriva a 1,90 m, non è nemmeno una forza esplosiva elevata, però è sempre nella posizione giusta, come dicevo io, che quella comunque è molto importante, a volte stare nella posizione giusta ti permette di arrivare in parti della porta dove non riusciresti a arrivare nonostante uno potesse avere delle doti fisiche importanti, quindi penso che sia molto importante quello. E lui sì, è un grosso fisico, ma secondo me non è la sua arma migliore quella. Bene. Sì, che tra l'altro è verissimo quello che dici te, perché sennò Buffon non sarebbe mai diventato più forte della storia, perché secondo me lui è l'emblema del trovarsi nella posizione giusta al momento giusto. Sì, io sono cresciuto guardando i suoi video, studiando la sua postura in porta, le sue posizioni, e lui è un fenomeno in quello, secondo me. Secondo me lui, quello lì, è veramente il top dei top. Sì. No, volevo chiederti prima che parlavi appunto del riscaldamento, che guardavi Meret e Donnarumma in riscaldamento. Nei professionisti comunque, in generale, il riscaldamento, così una curiosità, viene imposto dal preparatore o è il portiere che impone il riscaldamento? Ah, io ho sempre... Diciamo che ne parlavi a inizio anno, ne parli col preparatore... E ti metti d'accordo. Io ho sempre avuto grande disponibilità da parte dei miei allenatori, nel senso dicevano faccio io, scegli tu. Io, non essendo diciamo scaramantico, comunque non avendo delle preferenze, sì, magari potevo dare delle indicazioni, diciamo potevo indirizzare su cosa preferivo più io nel riscaldamento, no, però diciamo che ho sempre fatto fare a loro, magari modificando, dicendo magari voglio un po' più di tiri in porta perché io nel riscaldamento preferisco fare qualche tiro in più, piuttosto che stare 20 minuti con la palla ai piedi e giocare la palla con i piedi. Quindi io, a parte diciamo l'unico rito che ho è fare un riscaldamento secco di 3-4 minuti mio personale e poi dopo lascio carta bianca al preparatore. Poi magari ti dico, mi è capitato anche che in una partita dicevo mister guarda oggi voglio fare durante il riscaldamento, dico mister voglio fare due tiri in più che rimbalzano perché magari il campo è brutto, voglio provare il rimbalzo, oppure oggi voglio che mi fai anche un esercizio di reattività alla fine perché mi sento un po' meno reattivo del solito. Quindi sono cose che poi uno valuta anche durante la partita e poi con l'esperienza penso che questa è una cosa che uno riesce a diciamo a fare meglio, quindi diciamo che
comunque anche gli allenatori ho visto che ho avuto, mi hanno sempre chiesto cosa volessi fare per riscaldamento, quindi non mi hanno mai imposto il loro riscaldamento. Certo, ho capito. Adesso entriamo nell'argomento più caldo, sia i guanti. Gigi, vai. Ti ricordi il tuo primo paio di guanti? Infatti, ecco qua una domanda, un commento di Antonio che dice che se non parliamo di guanti non è una diretta della Sherlock Gloves. Ti ricordi allora, il tuo primo paio di guanti? Allora, il primo paio di guanti, io... Ma che intendi, da piccolo o dai professionisti? Entrambi. Allora, da piccolo ricordo che avevo un U-Sport vecchissimo, proprio parliamo degli anni 90, quindi sinceramente non ti saprei dire il modello. Per quanto riguarda il mio primo anno, allora, il primo anno che ho giocato, diciamo, con la prima squadra, che era in Serie D, avevo 17 anni, e i guanti li compravo ancora, quindi non me li mandavano. Essendo un grande fan di Buffon, avevo... compravo tutti Puma e usavo quelli bianchi col simbolo rosso della Puma, col Puma nero, che li facevano sia con le stecche che senza stecche. Io li prendevo senza stecche ed erano veramente stupendi, secondo me. Poi l'anno dopo l'hanno fatti, mi sembra, dorati. Comunque per un periodo, per 2-3 anni, usavo solo Puma, perché insomma il mio idolo era Buffone, usavo solo i Puma. Poi dopo il mio primo anno in Serie B, diciamo da titolare, con il Frosinone, feci lo sponsor della Diadora, e non ti dico, scarpini erano ottimi, li usavo anche Totti, Cassano, erano veramente buoni, ma i guanti erano una roba veramente improponibile. Cioè, quando pioveva dovevi fare il segno della croce, perché la palla non rimaneva attaccata nemmeno se mettevi la cola, era una cosa improponibile. Però me li passavano, e diciamo che per risparmiare qualche soldo, comunque i primi anni non è che guadagnavo tantissimo, li usavo volentieri. Sicuramente un guanto migliore mi avrebbe aiutato un po' di più, essendo il mio primo anno di Serie B titolare, mi avrebbe potuto aiutare un po' di più, però feci anche abbastanza bene, quindi dai, ce la siamo cavata, nonostante il guanto non sia stato, diciamo, la mia arma migliore quell'anno. Poi l'anno dopo la Diadora fallì, tramite Emiliano Viviano, che insomma avevo conosciuto tramite amicizie, così mi fece fare lo sponsor della Reus. Con quelli mi trovavo veramente bene, ho fatto veramente 2-3 anni in cui mi trovavo veramente bene. Erano guanti veramente fatti bene, che calzavano bene, che avevano un lattice importante. Io usavo quelli con il duo dentro, che mi trovavo benissimo, e ancora adesso uso, diciamo, il silicone dentro i guanti. E poi dopo, quando, diciamo, rimasi senza squadra, andai in Serie C, e la Reus mi disse che non mi avrebbe mandato più guanti, e mi contattò, diciamo che tramite un altro mio ex compagno, mi fece provare gli HO, e da lì non l'ho più tolti, perché oltre perché la mia carriera, da quando ho cominciato a usare gli HO, diciamo, da che ero tornato in basso in C2, è decollata verso la Serie A e mi ha cambiato la carriera, quindi anche per una questione, diciamo, oltre che di scaramantica, per modo di dire, ma anche per riconoscenza a loro, che avevano creduto in me in Serie C2, e in quel momento dove, diciamo, che mi stava crollando il mondo addosso, perché comunque ero abituato a giocare sempre in Serie B, e una ditta di guanti, anche se era emergente all'epoca, però diciamo che ce l'aveva Marchetti, quindi non era proprio l'ultima arrivata. Parliamo del Marchetti della Lazio, che era fenomenale. Avevano creduto in me, mi avevano fornito i guanti, e da lì, per ringraziarli, io non potrò mai, a meno che loro non mi dicono: guarda Gigi, non ti mandiamo più i guanti, io non potrei mai abbandonarli. A parte che, questo parlo dal lato affettivo,
E poi devo dire che sinceramente io mi trovo non bene di più. Poi magari parleremo un po' dei guanti che uso io, non so se è una domanda che avete deciso di farmi o aspetto la domanda o continuo. Dimmi se vuoi continuare, continua, se in caso vogliamo altri chiarimenti te li buttiamo dentro, ma vai pure tranquillo. Dicevo, quegli anni io poi, avendo insomma un ottimo rapporto con Tim, che è, diciamo, il responsabile italiano dei guanti HO, mi dà anche la possibilità di personalizzarli come meglio credo, come voglio io. Provando i vari modelli, io ho visto che con il taglio Geco, non so se ne avete mai parlato voi nelle vostre trasmissioni, è quello con cui io mi trovo meglio, perché non riesco a giocare col guanto troppo stretto, come magari invece altri portieri si trovano benissimo. Io col guanto stretto non mi trovo, oltre perché faccio le prime tre dita della mano, dal mignolo fino all'indice li faccio, quindi col guanto troppo stretto non riuscirei ad indossare il guanto, non mi sentirei a mio agio. E poi perché mi sembra di avere, insomma, la mano più grande, non lo so, però a livello mentale mi aiuta tanto avere il guanto un po' più largo, con delle dita un po' più larghe. E per quanto riguarda il lattice che uso, secondo me, poi voi siete più tecnici di me, quindi potete dare i vostri giudizi voi. Io ho provato l'anno scorso, diciamo, in allenamento con Sepe, che lui era anche un grande appassionato di guanti, mi ha fatto provare un po' di guanti, che lui l'anno scorso non aveva sponsor, ma gli mandavano sia un po' l'Usport, un po' l'HO, un po' l'Adidas. E diciamo, no, l'HO io l'ho fatti provare io, da lì se li ha fatti mandare perché si trovava benissimo. Però mi ha fatto provare un allenamento l'Adidas, ti dico, ottimo guanto, bene, però non, secondo me a livello di lattice l'acqua formula dell'HO in questo momento è uno dei migliori che ho provato fino adesso. Ma e com'è la gestione così tra portieri, insomma, dei guanti che li passate? Adesso hai detto che hai provato i guanti di Sepe, parlate di guanti, vi passate i guanti, come viene gestita sta cosa? No, beh, passati no, perché comunque vai a fine allenamento, fa Gigi, vai a prova, li vedi come ti trovi, perché da contratto non potremmo utilizzarli noi, quindi non potrei mai fare una partita o comunque fare un allenamento con delle varie foto. Bravo, lì là sono, diciamo, sì, il Geco. Questo è il taglio Geco, no? Sì, secondo me, cioè, io mi trovo benissimo con questo taglio. E la gestione, comunque parliamo molto di guanti, sì. E lui piaceva molto l'Adias, però quando gli fece provare l'HO, chiamò subito Tim e si fece fare un po' di guanti HO e li ha usati anche l'anno scorso in partita. Sì, poi quest'anno doveva fare lo sponsor, ma poi per non so per quali motivi, sicuramente economici penso, perché comunque l'Adidas è un colosso mondiale, quindi penso che abbia fatto un'offerta migliore, sia rimasto con Adidas, che comunque devo dire esteticamente secondo me sono i guanti più belli che ci sono, perché abbinati con le scarpe penso che gli Adidas siano una cosa da vedere bellissima. Poi come guanto ho detto, io preferisco gli HO, però a livello estetico sicuramente l'Adidas è un passo avanti rispetto a tutti gli altri guanti. Poi volevo fare una domanda io a voi, perché mi ha sempre, non so se potete rispondermi, vedendo, non li ho mai provati, ma vedendoli mi hanno sempre attirato i Nike, i Vapor. Come sono come guanti? Ottimi, ottimi. Sono, però sono un po' aderenti, sono molto aderenti e molto stretti, quindi non so se ti piacerebbero. Aspetta che levo le cuffie che mi sono scaricate, aspetta. Mi sentite? Sì. Ok. No, dicevo che l'occhio è molto stretto, molto aderente. Ma non quello che veste come un guanto, diciamo, il lattice. Parlo quegli altri, quelli che usa Allison. Sì. Come si chiamano? Sì, sono molto aderenti anche quelli. Sembravano più larghi, visti in foto. Il palmo. Sembrava largo il palmo, no? No, in verità è molto stretto. Poi dipende, ci sono modelli e modelli. Poi sai che loro hanno tante personalizzazioni, se li fanno fare come vogliono, chiaramente. Ma io ho visto che anche, per esempio, De Gea, che Adidas, giusto adesso? Sì.
Ma lui usa un palmo molto più largo rispetto agli altri. Lo stesso Perin pure c'ha il palmo personalizzato dell'Adidas. Sì, esatto, verissimo. Hanno praticamente lo stesso taglio, solo che De Gea si fa addirittura mettere due strati di lattice, c'è cioè una Ah. cucitura. Hanno praticamente lo stesso taglio, però De Gea Però ci mette le dita mi sembrano più tipo il larghe doppio latte. rispetto agli altri, mi sembrano più larghe le dita di De Gea, o no? Forse un taglio ibrido rispetto come piuttosto che Presumo sia negativo. un taglio a cucitura esterna normale. Ah, vedi? Però effettivamente molto largo, sembra quasi, non Mentre ho so, visto anche non saprei Fabianski che come Adidas c'ha un guanto molto largo, forse lui addirittura usa quello con le stecche, se non sbaglio. spiegare. Sì, lui usa quello con le stecche, esatto. Ok, vedi, allora un po' Esatto. non me ne intendo come voi, ma un po' osservo anch'io i guanti, mi piace guardare anche gli altri portieri. No, ne sai, ne Ma scusa, sai. prima, quando parlavi di personalizzazione, intendevi la personalizzazione nel senso che proprio ti fai fare un modello Sì. con il lattice che vuoi tu, il dorso che vuoi tu? Sì, perché praticamente no, il dorso mi devo attenere un po' ai modelli che ci sono in Italia, perché non posso cambiare completamente il materiale, la colorazione oppure la figura del guanto, insomma, perché giustamente loro devono anche sponsorizzare i vari guanti. Però, per esempio, in Italia il Geco non lo stanno producendo quasi più, nessun portiere di professionista al Geco in Italia. Forse quest'anno hanno rifatto un modello, l'escudo si chiama, e magari qualcuno lo indossa, però dico, gli altri anni il Geco solo in Spagna si usava, Spagna e Portogallo. E io, visto che mi trovo bene con quel modello lì, gli ho detto, guardi, vorrei il Geco, così non c'è problema. E in più dentro io uso silicone, prima parlavo del Duo e della Reus, adesso fanno gli inserti in silicone un po' per far aderire un po' più il guanto alla mano, perché avendo comunque un guanto molto largo con le dita, senza Duo scivolerebbe un po', invece Certo. con il silicone dentro il guanto rimane largo ma aderente al palmo, e devo dire che mi trovo veramente molto bene. E poi quest'anno, per esempio, mi hanno fatto l'ultimo modello che era uscito, oddio, adesso sono un lapsus, non mi ricordo il nome, il fenomeno, Al fenomeno. fenomeno, una cosa del genere. Sì, il fenomeno, hai Um. ragione. Quello è molto leggero anche sul dorso. Io sinceramente mi preferisco un guanto un po' più strutturato sul dorso, non mi piace troppo leggero. Però diciamo che comunque è sempre un guanto, me l'hanno fatto Geco con il silicone dentro e l'acqua formula come lattice, mi trovo veramente molto bene. Secondo me degli HO l'acqua formula è il lattice migliore. Adesso hanno fatto un lattice nuovo che ho provato, però io preferisco sempre, torno sempre all'antico perché mi trovo meglio l'acqua formula. Tu ho visto tante foto che avevi il modello, il Supremo, quello che aveva quello verde, che aveva il simbolo arancione, rosso, diciamo. E quello lì nella versione, diciamo, commerciale al palmo, al Super Soft come palmo. Tu utilizzavi quello col No, Super no, no, Soft? non ha. No, non ha il Super Soft. L'SSG, Sì. cioè fanno due modelli, fanno il Supremo Pro e il Sì, che è Supremo SSG. questo qua. Supremo Pro è questo con l'acqua formula. Acquaform, bravo. Tu Praticamente io. usavi quello con l'acqua formula o usavi quello col Super Soft, con No, l'SSG? no. Sempre acqua formula. Questo qui. Acqua formula. Sì, però c'era anche l'altra colorazione. Quella che mi hanno mandato a me era arancione e verde. Praticamente due Ok. colorazioni. Quando gli ho ordinato inizio anno, mi ha fatto vedere due colorazioni. Mi ha fatto scegliere tra questa qua e quella arancione e verde. Io scelsi l'arancione e verde. Poi penso che in Italia hanno spinto un po' di più quell'altro, quello che hai tu. Quell'arancione verde a noi ce l'aveva mandato sempre Tim per fare la recensione, ce l'aveva mandato con l'SSG. SSG. Ok, no, però c'era anche, l'avevo fatto anche uguale a quell'altro, identico all'altro. Ah, È lo ok. stesso guanto con una colorazione diversa. Io scelsi la colorazione verde arancione, inizio anno, che preferivo, però è diciamo che è lo stesso guanto, a differenza che il mio aveva il taglio geco rispetto che al negative.
Sì, questo qui ha un taglio. Questo tutto, sì, tutto è negativo. Sì. Tutto negativo, sì. Però secondo me quel palmo lì, non so se voi l'avete provato, ma secondo me è ottimo. Però devi aspettare un paio di allenamenti. Devi farci un allenamento, due, poi secondo me è un palmo che blocca veramente molto bene. A me piace, a me piace, io infatti ho sia questo che anche il Supremo, quello prima, quello nero con il simbolo giallo, e sempre con l'acqua formula, e ce li ho, me li tengo per giocare, perché mi ci trovo veramente molto bene, come lattice secondo me è il top. Magari devono migliorare un po' sulla calzata le HO, perché si rimangono un po' larghi, diciamo. Sì, però beh, io preferendo un guanto largo mi trovo bene. Ti sei trovato bene come pesantezza del dorso di questi modelli, che comunque è abbastanza leggero come dorso? No, ti dicevo, questo qui, quello che ha Gianni, il Supremo Pro, mi trovo benissimo. E poi me l'ha rifatto con l'ultimo modello, il Phenom. È molto più leggero e sinceramente mi trovo meglio con il Supremo, però quella è una cosa mia personale. Magari molti portieri capiscono quanto leggero, e penso che sia il top quello come leggerezza. È veramente un guanto che non lo senti, sembra di stare a mani nude. Io invece preferisco un dorso un po' più strutturato. Infatti penso che il prossimo anno, ho già dato un'occhiata, penso che ho visto, passerò sicuramente al Guerrero, se non sbaglio. Ho visto un paio di foto, tutto bianco, mi sembra ottimo. Sempre col taglio cieco, secondo me è giusto compromesso per quello che cerco in un guanto. Un dorso non troppo pesante, ma comunque un po' strutturato, nel senso anche con lattice un po' più pesante, piuttosto che troppo leggero come gli ultimi che hanno fatto. Però a livello di lattice, secondo me, cioè non li cambierei con nessun altro guanto, almeno di quelli che ho provato. Poi non so, mi manca da provare i Reush, non so come sono, sembrano buoni, sembrano ottimi, però ho provato anche gli U-Sport, che ce l'avevo il mio secondo quest'anno a Bari, e ti dico, non mi trovo. Ragazzi, vai Greg. Invece raccontaci un po'. Adesso, ciò che hai parlato di Bari, volevo chiedermi come sta andando l'esperienza a Bari, com'è comunque giocare per una piazza così importante, e poi la differenza nel giocare in una squadra del nord o in una squadra del centro, tu sei del centro, o in una squadra del sud? Allora, beh, diciamo che io quest'anno ho accettato questa sfida, perché comunque scendere di due categorie non è semplice. Però quando ti chiama una piazza come Bari è difficile rifiutare, perché il progetto che avevano, per la proprietà che hanno, i tifosi che hanno, la passione con cui vivono il calcio qui, è tutto enfatizzato all'ennesima potenza. E più, come ho già detto, c'è una società dietro che è la stessa proprietà del Napoli, una società importantissima che ha fatto investimenti importanti anche per me. E quindi non lo nego, è stata anche una delle cause per cui ho scelto Bari, perché comunque c'è un progetto importante dietro, e mi piacerebbe aiutare questa piazza a ritornare in Serie A come ho fatto col Parma. Sicuramente non è facile, è un campionato della Serie C, specialmente il girone C, mi aggancio alla seconda domanda che hai fatto, è molto più difficile rispetto a quando ho giocato in C a Parma. In C a Parma giocavi stati che praticamente, a parte quando giocavamo in casa, altri stati, mi ricordo a Ferrati Salò o contro l'Albino F, stati vuoti, e praticamente giocavamo sempre in casa perché comunque non c'era tipo avversario, a volte anzi era anche un'arma a doppio taglio, perché rischiavi di giocare anche senza stimoli, senza motivazioni, perché a volte giocare con uno stadio quasi vuoto ti porta un po' a deconcentrarti. Qui invece ogni partita è una battaglia, quando vai fuori casa giochi in campi, comunque trovi stadi piccoli, campi brutti, che a volte le squadre avversarie lo fanno anche apposta, sai che nel Bari gioca palla a terra, cercano di farti trovare un campo non in perfette condizioni.
e quindi per una squadra come la nostra, abituata comunque a giocare palla a terra, da tutti i giocatori di Serie B e Serie A, devo dire, non nego, abbiamo fatto un po' di fatica, specialmente in trasferta, questo girone di ritorno. Comunque giochi in piazze agguerrite, calde, secondo me è un girone molto più difficile rispetto a quelli del nord e del centro. La nostra squadra messa al girone del centro, secondo me in questo momento sarebbe a 10 punti di vantaggio alla seconda. Al girone A non lo dico perché c'è il Monza, che comunque è una squadra forte come noi, e quindi ce la saremmo giocata con loro. Però sono sicuro che al girone saremmo arrivati primi tranquillamente. Quindi al sud c'è molto più calore, è molto più difficile affrontare le squadre quando vai a giocare fuori casa. Poi devo dire, quando affrontano squadre come il Bari, così come quando giocavo a Parma in C, e le altre cercano, fanno sempre la partita della vita, perché quando incontri squadre con nome così importante, cercano sempre tutti di mettersi in mostra per dare più visibilità a se stesso. Comunque, aperta e chiusa parentesi, abbiamo parlato prima di portieri bassi. Come fai a non pensare al portiere basso, secondo me, per eccellenza, pensando a Bari, ovvero Gillet? Si ricorda? 1,80 m, ci ha fatto sognare tutti quanti, secondo me, col suo 1,80 m. Hai ragione, infatti, a parte che qui ha fatto, secondo me, la storia del Bari. Però lui aveva una forza, un'elasticità, una forza esplosiva proprio fuori dal normale. In più, per un portiere di quel periodo, era, me lo ricordo io, e poi ho avuto anche testimonianze qua da altre persone, e aveva una capacità di giocare con i piedi, già parliamo di 10-15 anni fa, che all'epoca ancora non era così, diciamo, frequente il gioco dal basso. Curato questo dettaglio, bravo. Lui già con il Bari di Conte o il Bari di Ventura faceva, diciamo, il play difensivo. Mi ricordo alcune partite che ho rivisto, stoppava palla sulla linea di porta, giocava con i vari Bonucci, Ranocchia, senza paura. È vero che era tutto allenato dagli allenatori che aveva, da Ventura, da Conte, che loro erano un po', diciamo, i promotori di questo gioco. Però lui era veramente una tranquillità, una qualità per fare quel tipo di gioco non indifferente, parliamo di 10 anni fa 12 anni fa, che comunque ancora non era così curato questo dettaglio. E tra l'altro lui un grande capitano del Bari. Sì, sì, lo sono anche capitano del Bari. Sì, sì, poi non sì. So sinceramente che rapporti ha lasciato con la città, con i tifosi, perché se non sbaglio, non vorrei dire la stupidaggine, era stato anche indagato per calcio del calcio scommesso. Quindi non entro in merito perché non sono a conoscenza delle varie cose, quindi ho paura di dire qualche stupidaggine, quindi preferisco non toccare questo discorso. Questo era per dire che facendo due ricerche ti si dà il merito, dove vai, di lasciare un ottimo ricordo per quanto riguarda lo spogliatoio, nel senso vieni dipinto come uomo spogliatoio. E, secondo te, quanto è importante questa figura, essere riconosciuto come un uomo spogliatoio per il portiere? Ma io penso che, a prescindere dal ruolo, penso che quella sia più una questione di carattere, di personalità. Devo dire che negli anni ho visto che noi portieri abbiamo delle personalità spiccate rispetto magari ad altri giocatori. Forse sarà dovuto al fatto del ruolo, della responsabilità che abbiamo, perché comunque abbiamo una responsabilità importante, un ruolo molto difficile che non tutti si prendono, non molti giocatori da piccoli o comunque anche da avanzata lo prendono in considerazione, perché è un ruolo di responsabilità incredibile. Non a caso tutti dicono che il portiere è pazzo. Non è pazzo, secondo me ha una personalità importante, ha una personalità forte che non ha paura di sbagliare, non ha paura di nulla. E quindi penso a me nella vita mi ha aiutato molto questo fatto qua. E io all'inizio carriera ero molto più chiuso, molto più timido, non ero così. Ma poi con le varie batoste che ho preso durante l'anno, tra virgolette, batoste nel senso sia sportive che anche dovute al fatto che
che magari appunto è rimasto senza squadra e mi ha forgiato ancora di più il carattere, quindi penso sia una caratteristica mia personale, quella di non mollare, di essere anche di aiuto per gli altri, portando la mia esperienza personale ad altri giocatori, specialmente dei giovani. Quindi cerco di aiutarli a prescindere dal mio ruolo, perché lo stesso l'anno scorso comunque a Parma, nonostante non giocassi, sicuramente avendo in squadra giocatori importanti, uno dei comunque, nonostante quello, che un giocatore di un campione come Bruno Alves, Gervinho, poteva tranquillamente ignorarmi, qualsiasi cosa loro venivano da me a chiedermi consigli oppure darmi a chiedere il benestare, nonostante lui fosse il capitano, veniva: Gigi, che ne pensi? Facciamo così, va bene così? Oppure magari quando c'era da andare a parlare col mister andavo io. Mi sono sempre preso le mie responsabilità a prescindere se giocassi o meno, e penso che quello sia una cosa importante, essere vero e non avere mai, avere sempre, dire sempre quello che uno pensa. Con sempre col massimo rispetto della persona con cui ti vai a rapportare. Volevo chiederti, tornando un po', riagganciandomi alla domanda di Pietro di prima, di come giocare il girone al sud e tutto. Comunque Bari è una piazza veramente tanto calda e che quasi vive per il calcio. Come sta vivendo questo periodo in astinenza dal calcio? Ma penso come un po' tutti noi, poi qui veramente c'è un calore, un tifo incredibile che veramente si fa fatica a trovare in altre piazze d'Italia, è una roba fuori dal normale. E penso che in questo momento però, come tutti gli italiani, come tutti noi sportivi, che stiamo vivendo un periodo dove facciamo fatica e ancora di più penso che ci sta facendo capire quanto il calcio sia importante per noi. Almeno io non ce la faccio più non andare al campo, non sentire l'odore dell'erba, non buttarmi, non stare in ospedale con i miei compagni. Penso che sia veramente, veramente dura, però dobbiamo fare così, dobbiamo stare così, stare uniti, che sono convinto che il prima possibile potremo tornare ad allenarci e fare quello che più ci piace. Comunque tu sei stato eletto miglior portiere del girone quest'anno, mi pare di aver letto un poco di tempo fa. Non ho Non capito. sei stato eletto come miglior portiere del girone? Del Ma girone quelle C. sono. Ma non è la cosa ufficiale, già mi sono le varie pagine su Facebook, Instagram, fanno i sondaggi, quindi lasciano il tempo che trovano. Penso che ognuno di noi sa se ha fatto bene o se ha fatto male, dove poteva fare meglio, dove deve migliorare. Quindi diciamo, i migliori giudici, secondo me, di noi portieri siamo noi stessi, perché molte persone non sono in grado, non è per presunzione, ma secondo me è un dato di fatto, non sono in grado di potersi giudicare. Ma parlo di giornalisti, come parlo di alcuni addetti ai lavori che non hanno mai indossato un paio di guanti. Cioè io a volte ho preso alcune partite, ho preso voti magari bassi dove secondo me ho fatto una partita incredibile, oppure magari dove secondo me non avevo fatto bene, quindi i voti o i vari premi che ti danno lasciano sempre il tempo che trovano. Secondo me gli unici veri giudici di noi stessi siamo noi. Quello indubbiamente, però volevo, tra virgolette, riagganciarmi a quello che aveva detto prima il Greg, del tuo, tra virgolette, farsi volere sempre bene da tutti, comunque lasci sempre un buon ricordo, una buona impressione a chiunque, appunto, se anche questi sondaggi, tra virgolette, che non contano praticamente niente, comunque ti hanno eletto come miglior portiere, non solo, secondo me, in campo, ma anche dopo fuori come persona e tutto. Sicuramente farsi voler bene come persona penso che sia la cosa più importante per me, perché tra qualche anno il mio ruolo da calciatore finirà, quello che rimarrà sarà l'uomo, e quindi se uno ha lasciato un bel ricordo dovunque è stato, penso sia solo motivo di orgoglio. Poi per quanto riguarda il migliore o non migliore, penso che farsi voler bene penso che incida molto in campo.
perché se uno fa bene in campo, poi a prescindere, a meno che non è una testa calda, è difficile poi farsi voler male. Diciamo, il mio farmi voler bene, diciamo, testimonia il fatto che dovunque ho giocato ho sempre fatto, diciamo, il mio dovere in pieno. In più, ho sempre, diciamo, sudato la maglia, onorato la maglia, non ho mai mancato di rispetto a nessuno, quindi quello penso che aiuti. Però rilasciandomi i premi personali, pure l'anno con tuo padre d'Avellino, vinsi il premio di tutto Avellino come miglior giocatore di tutta la squadra, quindi. Però poi, eppure quell'anno, mi ricordo, prendemmo molti gol, quindi ho detto, non so se era giusto il premio, se non era giusto, sicuramente fece un'ottima stagione, grazie anche agli insegnamenti del maestro Leo, quindi. Però sappiamo noi, insomma, per dirti, mi ricordo una volta tuo padre, dopo una partita, una delle ultime partite contro il Como, che non feci parate, dico la verità, non feci parate difficilissime, tutte cose semplici, ma feci due o tre uscite sia alte che in tuffo sul cross bassi in mezzo all'area, e tuo padre a fine partita venne da me, roba che sui giornali, ma tutti mi avevano dato 6, dice, una partita normale amministrazione. Tuo padre mi viene da me e dice, complimenti Gigi, oggi hai fatto una partita incredibile. Per farti capire, non so se lo ricorda tuo padre. Me la ricordo io quella partita, pioveva, se non lo sapevo. Ma no, era al ritorno, era l'ultima partita, sì. Era tipo forse quella della salvezza. E sì, poi pioveva, il campo era brutto, feci due o tre uscite sul cross traversoni tesi, la terra, in tuffo in presa, in mezzo alle gambe degli avversari, che per un non portiere, un addetto ai lavori che non ha mai giocato in porta, potevano essere cose semplicissime. Invece tuo padre si venne da me a fine partita, cosa che magari in partita veramente avevo fatto dei miracoli in porta, parate ottime, e non mi aveva fatto complimenti, perché comunque diciamo un portiere sta lì per parare. Lì quella partita venne da me e disse, complimenti, hai fatto una partita incredibile, hai fatto degli interventi veramente difficili. Per farti capire che solo un portiere, uno che ha giocato in porta, o un allenatore di portieri può cogliere questi particolari, capito? E come ti dicevo, me la ricordo quella partita e mi ricordo anche il guanto che avevi. Avevi l'HO, quello nero, con le dita verdi, che aveva l'Extreme come palmo. Bravo, l'Extreme Grip, sempre cieco, bravo. Me la ricordo. Lì, praticamente era il prototipo, era uno dei primi che sarebbe uscito l'anno successivo. A me me l'avevano mandato per provarlo e lo utilizzai in quelle partite perché mi trovai benissimo. E l'ho utilizzato in le ultime tre partite che poi ci salvammo. A Lanciano, a Bercelli, o proprio con a Lanciano, a Bercelli e col Com. Poi l'anno dopo l'ho utilizzato tutto l'anno. Utilizzavo quello, un po' quello che avevi tu rosa prima, quello del Gesù, sì. Sorrentino. Tu sei uno. Quell'altro era meglio. Sei uno che ha provato, perché mi ricordo che appena arrivato ad Avellino, quando c'era mio papà, avevi l'acqua control come lattice, che era, diciamo, il predecessore dell'acqua formula. Dopodiché sei passato all'Extreme e adesso hai provato l'acqua formula. Quale di questi tre lattici è quello che ti è piaciuto di più? Ti dico, io quello lì verde l'anno successivo a Parma l'ho avuto, non so se forse solo quell'anno lì è stato così, ma quello lì verde che ci avevi tu prima è una presa incredibile. Io non ho più trovato forse un guanto che mi dava quelle soddisfazioni in partita. Mi ricordo che ogni cross, ogni tiro la palla rimaneva incollata alle mani. L'anno dopo, quell'anno che abbiamo vinto la B a Parma, uscì l'Icarus, sempre lo feci fare Geco e uscì con l'Extreme Grip, però non aveva quella presa che aveva l'anno prima. Non so se avevano cambiato qualcosa nel lattice o se era non so, però non ho più trovato sull'Extreme Grip, parlo, le stesse prestazioni di quello verde, di quello nero e verde. Quindi poi uscì l'acqua formula, mi fecero provare l'acqua formula e devo dire che con l'acqua formula ho ritrovato, diciamo, le sensazioni che avevo con l'Extreme nero e verde, e adesso mi trovo benissimo con l'acqua formula, che
anche su Bagnato ha veramente delle prestazioni, offre prestazioni veramente altissime. E per quanto riguarda invece la McDavid, come ti trovi? So che sei un grande utilizzatore anche di McDavid, giusto? Perché sì, perché con lo sponsor HO abbiamo anche la fornitura McDavid, diciamo, inclusa nel contratto, quindi mi trovo bene. Io non sono amante delle imbottiture sui fianchi, non le uso. Non uso imbottiture, quindi uso una calzamaglia HO che ci abbiamo, che ha dei rinforzi sulle ginocchia, che almeno non si bucano, e uso, però sono malato, diciamo, in allenamento della maglia della McDavid, quella con le protezioni sulle spalle e sui gomiti. Mi trovo senza di quella non riuscirei ad allenarmi. Ormai sono talmente abituato ad allenarmi con quella maglietta che senza fare fatica. Nonostante io non soffra di borsiti sui gomiti o sulle spalle, però ormai fa parte del mio abbigliamento d'allenamento, e ai fianchi non li sopporto le imbottiture. Mi sono fatto mandare sempre dalla McDavid quelle più leggere, proprio per le occasioni dove i campi veramente sono troppo duri, allora devo utilizzarle, altrimenti io utilizzo solo la maglietta imbottita, che solo spalle e gomiti, fianchi no, e mi trovo benissimo, a parte che mi fa sembrare più grosso, quindi un po' anche per quello. E poi perché forse mi trovo bene quando vado a terra, appoggio la spalla a terra, forse avere una protezione sulla spalla mi aiuta, mentre sui fianchi, a meno che il campo non è di cemento, non riescono a utilizzarlo. Avrei dei fianchi d'acciaio e non posso immaginare un allenamento senza imbottitura. Dopo è chiaro che non ci alleniamo sui stessi campi, però... Io infatti fortunatamente non soffro di borsiti. Poi è normale, se il campo è duro lo utilizzo, ho la fortuna di avere le forniture gratis, quindi le utilizzo. Specialmente quest'anno in ritiro, specialmente all'inizio lo utilizzate, perché dopo 2 o 3 mesi che non vai a terra, i primi allenamenti un po' di fatica la fai ad adattare, diciamo, i fianchi, e poi il campo era molto duro in ritiro, quindi l'ho utilizzato un po' di più. Però durante l'anno, a parte più a pari, abbiamo un campo di allenamento che è molto morbido, quindi ho la fortuna di allenarmi molto più libero, molto più sciolto. Mi sento, non è che non mi trovo bene, ma mi sento un po' legato al bacino, ai fianchi. Sinceramente non mi trovo. Poi ho detto, normale, se il campo è duro le utilizzo. Poi anche sul sintetico non le uso, per esempio. Però poi sono sintetici e sintetici. Alcuni sintetici sono veramente di marmo, totalmente consumati, quindi sei obbligato ad usarli. Sì, comunque secondo me vuol dire anche tanto la tecnica di tuffo. Ci sono dei tuffi che... dei portieri che hanno una tecnica di tuffo molto armoniosa, molto sinuosa, che attutiscono così tanto le forze di attrito, comunque l'impatto sul terreno, che effettivamente non serve poi l'imbottitura, al di là della tecnica giusta o sbagliata, è una cosa personale, secondo me. No, sono d'accordo con te. Sicuramente la tecnica di tuffo aiuta anche a prevenire questi tipi di infortuni, perché magari molti vanno a terra, mandano la maggior parte del loro peso sui fianchi, oppure sbattono prima al fianco della spalla o oppure di tutta la, diciamo, il busto, e vanno a infiammare, insomma, a sì che vengano le borsite. Quindi non so, penso che, come dici tu, penso che questa sia una delle cause principali. Gigi, io ti faccio la mia ultima domanda e volevo chiederti che esercizi principalmente stai facendo in questo momento di quarantena, magari un po' più non so, specifici, se sono molto specifici per il ruolo, sono abbastanza generali. Allora, specifici, dico la verità, sto facendo poco e niente, a parte qualche presa con la palla al muro, perché comunque una volta ho messo mia moglie a farmi fare la presa, pensa come mi mancava il campo. Ho messo lei a tirarmi dentro casa la palla, però sto facendo, diciamo, lusso brevemente, alterno lavori aerobici a quelli di forza. Diciamo che la forza un giorno sì, un giorno no la faccio,
perché comunque non, secondo me noi rispetto ai giocatori siamo avvantaggiati, il fatto che loro magari per entrare in condizione devono correre molto, devono fare i lavori in campo con la palla, devono correre, mentre noi se non riusciamo a mantenere un tono muscolare adeguato per il nostro ruolo, penso che sia la cosa più importante. Tenendo la forza, diciamo, non dico al 100%, ma comunque non fare scendere troppo il tono muscolare o la forza esplosiva, riusciamo a entrare in forma un po' prima. Poi lì sta la bravura dell'allenatore, secondo me, nel caso dovessimo riprendere, a farci fare un po' più di lavoro in porta piuttosto che gli esercizi in cui non sentiamo la porta dietro. Secondo me penso che sia fondamentale quello. Nel caso dovessimo riprendere a metà maggio il campionato a giugno, per esempio, per entrare in condizione subito bisognerà fare tutti gli esercizi in porta. Per fare subito sentire il portiere, diciamo, ritrovare le misure, penso che sia fondamentale. Però io quello tutto, faccio molti squat, molti esercizi a carico naturale, non uso molti pesi, a parte o qualche cassa d'acqua o un pallone medicinale, non esagero. Faccio degli accosciati, degli squat, degli affondi, oppure dei balzi monopodalici, sempre con un piccolo peso sopra carico. Sopra, diciamo, sulla panchina dal basso, da posizione di semi squat, diciamo, salto sulla panchina, atterro sopra in modo da non gravare troppo sulla schiena. Perché poi ti dico la verità: in questi giorni faccio più fatica, sento più dolori adesso che quando vado al campo. Perché comunque noi siamo abituati ad allenarci sull'erba, o comunque in palestre dove il terreno è un po' più attutito, insomma. Qui ti alleni per strada o comunque in casa dove il terreno è duro, fare dei balzi, delle cose, rischi anche di infiammare articolazioni, oppure andare a correre, rischi di infiammare articolazioni, schiena, perché non siamo abituati purtroppo ad allenarci in queste superfici. Quindi bisogna Certo. essere molto attenti e curare anche i dettagli, cercare di non fare troppo perché poi rischieresti di doverti fermare e tornare indietro poi. Certo. Qua intanto fanno i complimenti alla Martina che ti calcia. Che è tua madre? Sì. Grande Fabio. Giovino, Grega. ho il telefono 10% di Boh, batteria. Penso che penso. se dovesse cadere la linea è perché ho spento il telefono, solo quello, volevo avvisare. Solo quello lì, quindi Oh. io starei anche 3 ore a parlare con voi, quindi Tranquillo, tranquillo. no, Greg, però hai. avvisare se cade la linea è perché ho spento il telefono. Non preoccuparti, anche perché siamo quasi a 1:20, non volevamo rubarti troppo No, ho da detto Martina e io da Emma e Bianca. quando si parla di portieri di calcio, poi insomma con voi si parla veramente bene, quindi starei anche 3 ore a parlare con voi, non c'è assolutamente un problema. In caso faremo altre dirette, allora se sei Aperto, volentieri. disponibile e se ti va. Volentieri, volentieri. In caso, se vuoi, se no, se vuoi, dato che stiamo facendo delle sfide, dato che sei comunque Sì. uno che conosce i guanti, conosce il mondo dei guanti e tutto, se in caso potremo anche venire a trovarti una volta e ti possiamo proporre delle Magari. sfide sul riconoscere i guanti da bendato o proprio in campo delle sfide di tiri in porta. Ecco, Magari, farebbe piacere. Volentieri. quindi Greg, l'abbiamo lanciata, la solita rete l'abbiamo lanciata anche oggi. Dovrei solo parlare, come ben sai, con la società, perché comunque, come ti Certo, spiegavo l'altra certo. volta, avendo la stessa società del Napoli, abbiamo delle norme molto sui diritti d'immagine da rispettare, e quindi per ogni cosa va chiesta. Bisogna avere prima il benestare della società e poi possiamo fare tutto. Per me possiamo fare tutto, quindi sia Certo, che io ingresso a ovvio. questo posto, ti piace. Poi insomma, per te e per tuo padre, lo sai che fare di tutto, quindi. Grande Gigi. Però tu sei di Roma, giusto? Sì, di Roma, di Roma. Quindi giri tra Roma e Bari, giusto? Immagino. Diciamo Vieni che anche a più Roma al non sono nord. mai. Cosa? Come?
Sì, ti sposti tra Roma e Bari, insomma, non vieni mai più al nord, tendenzialmente. Sì. Okay. No, volevo venire a trovare degli amici a Parma durante il periodo di Pasqua, perché comunque sono 2 anni e mezzo lì, se volevo andare a trovarli, solo che col fatto del coronavirus sono rimasto bloccato. Certo, non ho avuto occasione, quindi... Però al nord capito, comunque a Parma vado perché ho molte amicizie, ho instaurato rapporti questi anni, e vorrei andare a trovarli. Non so quando, ma ci andrò prima o poi. Però diciamo, la maggior parte, io anche a Roma non vado quasi mai, sono andato solo 2 o 3 giorni a Natale e sono sempre a Bari, perché comunque le bambine vanno a scuola e noi giocando la domenica, avendo libero il lunedì, non vado mai a casa. L'unica volta andavo a casa, anche quando stavo a Parma, comunque mi piace stare dove, vivere la città dove gioco, spostarmi per 1 o 2 giorni non è, con la famiglia è difficile, non vale la pena, o uno una settimana libera o altrimenti per discostare nella città dove gioco e godermi le bellezze delle città dove sono. Certo. Allora, io ho esaurito le domande, le ho fatte man mano che mi venivano in mente, quindi... Bene, allora possiamo congedare Gigi, così riusciamo anche a non fargli spegnere il telefono prima della fine della diretta. Siamo riusciti a strappare una challenge, quindi, che prima o poi riusciremo a fare. E no, niente, grazie. Se stai a casa tua al mare... Vieni su a Lignano una settimana, facciamo in spiaggia tra un plexiglass e l'altro. Tutte le challenge che vuoi, vieni su a Lignano, sai che ti aspettiamo noi? Ti aspettiamo a braccia aperte. Se ci fanno muovere, volentieri. Bene, guarda, ci conto, guarda che mio papà mi sta già facendo gesti che di dirti di venire, dirò... Adesso hai firmato la tua condanna, Gigi. Io te lo dico. No, la vengo perché poi ho anche amici a Jesolo, vicino a Lignano a Jesolo. Quanto ci vuole? Sì, un'oretta. Allora sfrutto il viaggio per trovarvi tutti e due. Bene, se non avete altre domande, ma mi pare di no, possiamo salutare Gigi e ringraziarlo veramente tanto di questa quasi ora e mezza di disponibilità. Grazie, con noi. Ho fatto veramente piacere. Mi ha fatto veramente piacere. Quando volete io ci sono. Bene, perfetto. Ringraziamo anche tutti coloro i quali hanno guardato la live. E niente, ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti. Un abbraccio grande, ciao ragazzi. E complimenti per quello che fate, io vi seguo. Grazie Gigi. Grazie Gigi. Grazie mille. L'ho visto nascere e crescere perché... mi ricordo appena è nato questo progetto Leo mi mandò subito i link pure Gianni e devo dire che avete fatto dei progressi non indifferenti in questi anni, quindi continuate così, siete bravissimi e continuate a seguirvi. Ci fa super piacere, grazie mille. Grazie. Un abbraccio grande, grazie mille. Ciao. Ciao.